Oddio! Il mio zucchero! Prendete pure tutto! And so you... Pagherò! E qualsiasi cifra! Oddio! Bel colpo. Grazie a Dio, signore. Sono salvo. Io vi devo la vita. Quella è vostra? È la mia nave, sì. Ma lì giace il suo capitano. E io non so condurla per mare. Posso farlo io stesso, tranquillo. Non vorrete fuggire con la mia nave, vero? Sono Duncan. Il vostro nome, amico? Steed Bonnet. Bene, signor Bonnet. Che rimanga fra noi. Sono in missione segreta per conto di Sua Maestà il Re, Dio lo protegga, e devo arrivare a L'Avana al più presto. Ah, che sollievo, signore. L'Avana è anche la mia meta. Le strade si uniscono. Siamo alleati, dunque. Ah, ne sono lieto. E dire che vi avevo preso per un pirata. Davvero? Già, avete un insolito modo di comportarvi. Svelto e diretto, se posso dire. Mi avete spaventato. Ma, tutto considerato, si direbbe che sia stato il mio giorno fortunato, esatto? Senza barca a remi, come ci dovremmo nuotare fino alla nave? Può succederci molto di peggio.
Benvenuto a bordo, Duncan. È una modesta goletta, ma è perfetta per lo scopo: trasportare carichi dalla mia piantagione. Andrà benone. Il vento si è alzato ormai. Spieghiamo le vele, d'accordo? Pronti all'impatto! Ah, sento già il vento tra i capelli. Che goduria! È un grande piacere sentire e annusare l'oceano. Profuma di opportunità. È un buon modo di vederla, già. Le abbiamo spiegate per bene, mi pare. I marinai erano molto agitati all'idea che i pirati razziassero queste acque. Sono un pericolo, secondo voi? È possibile, ma quasi tutti i pirati prediligono il canale sopravento fra Cuba e Spagnola. Oh, chiaro, sì, è uno stretto frequentato. Ma non mi preoccupo di essere assalito dai pirati, a dire il vero. La mia nave è piccola e non trasporto nulla di valore. Canna da zucchero e derivati, melassa, rum, questo genere di cose. Non esiste pirata al mondo che direbbe di no a un barile di rum. Beh, sì. Sì, suppongo sia vero. Lasciate solo i trevi! Voglio ogni metro di vela! Siete un capitano nato, Duncan. Ho imparato i trucchi del mestiere tempo fa. 2 anni di esperienza come corsaro. Dio mi fulmini! La vostra è una vita avventurosa, se posso dire. Ricca di avventure. Che invidia! Ho visto un buon numero di stranezze, sì. Lavoro. Prometti bene.